Con noi Andrea Dotta, neonatologo, responsabile di struttura complessa di terapia intensiva neonatale presso l'ospedale pediatrico Bambini Gesù, dal 2015 segretario del gruppo di studio farmacoterapia neonatale della Società Italiana di Neonatologia, autore di numerose riviste, componente di società scientifiche nazionali e internazionali, responsabile di progetti di ricerca, partecipa a iniziative umanitarie nei paesi in via di sviluppo per conto del Bambin Gesù. Per noi è un tema, svolgendosi questo all'interno della psicoterapia infantile, abbiamo pensato che fosse tanto utile una riflessione che parte molto da lontano. Sono poche, purtroppo, ahimè, troppo poche le psicologhe e psicoterapeute che lavorano in questi ambiti, di cui c'è una grandissima necessità, e ritengo che le sue riflessioni possano aiutarci a fare riflessioni più complesse. Bene, Andrea, ti lascio la parola. Grazie molte, veramente per me è anche un onore partecipare in questa serata e il tema che mi è stato affidato, l'abbiamo discusso qualche giorno fa, a me è molto caro perché è un tema che tocchiamo tutti i giorni in alcuni ambienti che ahimè o comunque sia devo calcare quotidianamente, che è la terapia intensiva neonatale. E l'idea di condividere, di confrontarci, quindi vi prego assolutamente di considerare questa una chiacchierata aperta, non una lezione frontale, ma condividere e confrontarci su innanzitutto alcune definizioni, perché a me piace molto il concetto di traiettoria di vita, perché come vedremo in alcuni casi la nostra vita ha degli snodi fondamentali che se poi andiamo a valutarli un po' a posteriori ci fanno riflettere e in determinati momenti, senza sapere dopo lo snodo della nostra vita cosa c'è, noi siamo chiamati a fare delle scelte complesse che nel nostro caso, non parlo di neonatologo, ma nel nostro caso di operatori che lavoriamo insieme in gruppo nelle terapie intensive neonatali, sono scelte che possono determinare la vita o la non vita di neonati e con essi le loro famiglie possono essere stravolte, sia che si prenda una strada, sia che se ne prenda un'altra. Quindi dobbiamo avere molto forte il concetto di gruppo, dobbiamo avere il concetto dell'etica, della proporzionalità di quello che facciamo. Il nostro ego rischia di portarci a fare delle cose che rischiano di essere gratificanti per noi e del tutto futili per i neonati, e poi entrare in quel mondo straordinario che è la straordinarietà delle cure in neonatologia, laddove abbiamo linee guida, vabbè, sappiamo abbastanza barcamenarci, ma poi quando ci troviamo lo straordinario, come vedrete è molto più ordinario di quanto non dica la parola, è lo straordinario è un nuovo libro da aprire, da leggere e da scrivere. Quindi io penso che quando parliamo di scelte, di traiettorie di vita nel mondo neonatale, dobbiamo immaginare in quale contesto ci troviamo ad operare. Per cui noi possiamo trovarci ad operare in un contesto classico di un punto nascita, più o meno numeroso. Questo stesso punto nascita può avere al proprio interno una terapia intensiva, quindi dello stesso ospedale, con possibilità di proseguire le cure e l'accoglienza delle famiglie anche in situazioni estreme, oppure ci possiamo trovare in un contesto di una terapia intensiva che non ha un punto nascita. Questo è un po' l'esempio dove io mi trovo a lavorare, la terapia intensiva neonatale del Bambin Gesù, dove non vi sono neonati che nascono nella nostra struttura, salvo rarissime eccezioni, e quindi abbiamo tutti neonati che vengono definiti outborn. E sostanzialmente in questi ambiti noi possiamo identificare, sempre andando sem di
diretti verso quelle che possono essere gli snodi, le traiettorie, le scelte di vita complesse in epoca neonatale, noi possiamo immaginarsi tre scenari possibili che poi andremo ad indagare. Vi prego anche, se volete, di interrompermi, oppure io ogni tanto farò delle pause per chiedere se ci sono domande. Innanzitutto immaginiamo lo scenario di un parto precipitoso pretermine, una gravidanza decorsa in modo regolare fino a una settimana che possiamo considerare compatibile con la sopravvivenza, 25, 26, ma sicuramente molto presto, e abbiamo un parto precipitoso pretermine. È chiaro che in quel momento né il neonato né la famiglia sono minimamente pronti ad affrontare questo rischio, questo nuovo evento, e il neonato è catapultato in un mondo per cui non è disegnato, parafrasando quello che diceva il mio maestro, professor Orzalesi, che citerò spesso questa sera, è come se noi sapessimo di dover fare un esame universitario il 9 settembre e ci interrogano il 9 giugno. Nessuno di noi verrebbe promosso e probabilmente andremmo incontro a grandi difficoltà. Il neonato pretermine, vi prego di chiamarlo pretermine, mai prematuro, è un neonato esposto a degli esami continui che possono non andare bene. Poi abbiamo un altro scenario che può essere caratterizzato dal momento in cui, durante la gravidanza, si effettua una diagnosi prenatale di malformazione. E a prescindere dalla gravità della malformazione per la mamma e la coppia, questo è già un primo momento, se vogliamo, di lutto, di vera tragedia. Tanto più se questa malformazione poi viene presentata come un qualcosa che pone a rischio di vita il feto durante la vita fetale o il neonato nell'immediato postpartum. E poi abbiamo il terzo scenario, che è veramente drammatico anch'esso: gravidanza che decorre regolarmente fino verso la fine, tutti quanti si attendono il parto che vada bene, tutti quanti aspettano la neonata o il neonato a casa, e invece succede qualcosa di inatteso in sala parto, succede un qualcosa che può determinare il fatto che il neonato non ce la faccia, un'asfissia, un'encefalopatia gravissima, e questo il dramma è assolutamente corroborato da un senso di rabbia verso l'ignoto. Perché? Dice: perché a me? E questa è la domanda più frequente, e perché proprio in queste circostanze? Qui molto rapidamente ho fatto una fotografia, questo era un po' di tempo fa, della parte della nostra terapia intensiva neonatale, per vedere che tipo di patologie possiamo incontrare e nello stesso ambiente, nella stessa stanza, possiamo avere bambini che vanno da un giorno, come questo che aveva molto pretermine, con un'atresia esofagea che aveva una diagnosi prenatale, aveva altre malformazioni del tubo digestivo, aveva dei dimorfismi facciali, era appena arrivato, ma accanto noi possiamo avere bambini che stavano da noi, questo qui stava da noi da 17 mesi, prematuro estremo alla nascita, un disturbo intestinale, un'enterocolite necrotizzante operata, era stato sottoposto a tracheotomia e gastrostomia, 17 mesi di ospedalizzazione. E se vogliamo, possiamo anche citare quanti di questi avessero come storia, come anamnesi materna, anche quella di una procreazione medicalmente assistita. Ora immaginate quanto possiamo subire come impatto, sia come famiglia, ma anche come operatori, quando entriamo in un ambiente come questo, che vedete, una culla, 2-3 monitor, 3-4 ventilatori. Bene, vi assicuro che lì dietro c'è anche un bambino, ma vi sfido a prenderlo in considerazione come una vita in quel momento. Ebbene, noi dobbiamo sempre pensare che, oltre a essere bravi e fieri di noi nel saper utilizzare questi macchinari, dobbiamo pensare a che ogni atto che noi facciamo lo facciamo su una vita e in tutti i sensi. E quindi
Noi poi ci troviamo non soltanto da soli, come forse qualche anno fa o qualche una ventina d'anni fa ci si poteva trovare, terapia intensiva neonatale non si entrava, e invece noi adesso ci troviamo fortunatamente ad avere di fronte la famiglia con un problema. Prendiamo in considerazione per esempio il problema della nascita altamente pretermine. Qui vedete delle immagini di neonatini che sono stati da noi, e dobbiamo sempre tenere al centro il neonato, sempre tenere al centro il best interest del neonato e della loro famiglia, ma non è detto che il best interest del neonato venga sempre riconosciuto dalla famiglia come il proprio best interest. E poi ci siamo noi, che non è che siamo delle macchine senza alcun sentimento, senza alcuna influenzabilità. Bene, il nostro approccio abitualmente, per come abbiamo studiato, per come siamo stati formati, ha una base molto solida, che sono appunto i nostri studi, quindi un approccio epidemiologico, analitico, clinico. Poi c'è una fetta importante che ci prema molto in Italia, questo è un elemento estremamente pesante, che è quello dell'attenzione a eventuali contenziosi medico-legali. E solo in cima e con un piccolo spazio siamo nelle condizioni, e non tutti purtroppo lo sono, di avere un approccio anche di tipo psicorelazionale, un approccio introspettivo, e per introspettivo non intendo solo noi stessi, ma noi come gruppo, e poi un approccio soprattutto bioetico. E il concetto di bioetica è molto vario. Questi sono i tre scenari che vi avevo precedentemente illustrato, che sostanzialmente in ogni caso dobbiamo presupporre che la famiglia vada incontro comunque ad un trauma molto importante e per alcuni aspetti un lutto. E questo è un po' il concetto della morte perinatale, no? Quindi innanzitutto entriamo in quella dramma che è percorso della gravidanza, e poi all'improvviso un qualcosa che porta via, ancor prima della nascita, porta via il bambino ai propri genitori. E se noi pensiamo la numerosità, bene, la numerosità delle morti prenatali è estremamente elevata, soprattutto in contesti quali quelli del terzo mondo, soprattutto in epoche gestazionali precoci, ma non soltanto. Basta pensare che nel periodo del trimestre Covid, del primo lockdown, marzo, aprile, maggio 2020, le stillbirth, cioè le morti in utero, nella regione Lazio erano triplicate rispetto all'anno precedente. Non è ben chiaro il perché, ma sicuramente l'accesso alle strutture sanitarie era cambiato, c'era il terrore, tutto veniva orientato sul Covid, tutto il resto spariva. Bene, se noi guardiamo la parte di cosa possiamo fare a livello neonatale già in sala parto, vediamo che veramente abbiamo un numero elevatissimo di morti, questo ovviamente parliamo a livello planetario, ma di morti nel mondo per motivi che vanno dalla prematurità come causa più frequente, ma anche alle complicanze della stessa prematurità, nonché delle mancanze di risorse. E quindi noi dobbiamo distinguere quello che può essere un contesto nostro molto privilegiato da contesti completamente diversi. Se noi pensiamo, sempre guardando la morte in utero, che il 66% delle morti in utero che accadono nel mondo accadono in 10 paesi, che sono questi 10 che vediamo qui a destra, dall'India al Pakistan, la Nigeria, non opposto la Tanzania, dove io ho avuto l'onore e il piacere di lavorare, devo dire, sono contesti che ci devono far riflettere. E noi sappiamo che viviamo in un mondo sostanzialmente privilegiato, per cui da noi l'aspettativa di vita è estremamente alta, per fortuna, giustamente, ma estremamente alta sempre, anche quando ci troviamo di fronte
a situazioni che veramente è molto difficile immaginare come compatibili con la vita. E queste un po' sono le cause che possiamo avere da noi come anomalie congenite, prematurità, infezioni, mentre nei paesi in via di sviluppo la prematurità e le infezioni vanno di pari passo perché è proprio legato alle situazioni logistiche. Se noi andiamo a vedere com'è andato l'andamento della mortalità o della sopravvivenza, la mortalità perinatale, la mortalità neonatale, è andata negli anni scendendo e in Italia noi siamo quelli che abbiamo la mortalità neonatale migliore o tra le migliori al mondo, purtroppo con una grossa differenza tra alcune regioni ed altre regioni, no? Per cui vi è un gradiente di sopravvivenza e di mortalità in Italia che è preoccupante. Però nonostante questo, noi siamo in un mondo fortunato. E allora in questo mondo fortunato, credo che dobbiamo avere la capacità di rovesciare la piramide, di dare un grosso spazio alle situazioni, approcciandole secondo un approccio psicorelazionale, introspettivo, bioetico, quello che aveva poco spazio nello schema che vi avevo illustrato precedentemente, dare un occhio, sì, importante, ma un po' meno forte agli aspetti medico-legali come guida di quello che facciamo. Ovviamente sono fondamentali, ma non deve essere la guida di quello che facciamo. E l'aspetto clinico, analitico ed epidemiologico viene alla fine di tutto questo. Allora possiamo essere bravi medici. E quindi entriamo nel discorso proprio dei concetti, di concetti di limite di vita, di vitalità, no? Quello che gli inglesi chiamano il viability. Se andiamo a vedere sul dizionario Webster, viability viene definita come possibilità, capacità di vita. Se pensiamo a un organo, allo sviluppo di un organo in epoca fetale, quindi normalmente in grado di vivere senza un supporto artificiale, oppure uno sviluppo senza necessità di un'unità come unità indipendente. E la sopravvivenza, vitalità intesa come sopravvivenza, la possiamo vedere come un concetto biologico, cioè quel minimo grado di maturazione anatomica e funzionale del feto che gli consenta di sopravvivere, più o meno aiutato, e poi un concetto epidemiologico, criterio statistico, abbastanza freddo, con tassi di sopravvivenza con e senza esiti gravi o permanenti. E vedremo che questi sono aspetti che poi ci dovranno condurre nelle capacità di colloquio. Ebbene, il primo dramma che vive la famiglia è quella, se parliamo di un neonato estremamente pretermine, è l'aspettativa di vita. E l'aspettativa di vita può dipendere molto anche da cosa noi facciamo in sala parto. Bene, sostanzialmente in casi estremi, quindi quelle vite borderline come età gestazionale, le due strade che sono anche nel mondo ben descritte, possono essere quelle di non iniziare proprio un tipo di assistenza, oppure una volta che l'ho iniziata e non ho avuto la risposta, me la sento di sospendere quel tipo di assistenza. Comunque sia, l'esito di queste due strade è quella di determinare la storia naturale della malattia, cioè la morte in questi casi. Quindi posso immaginare di non iniziare un trattamento se questo lo considero futile, ho elementi sufficienti per considerarlo futile. Cioè, tecnicamente ci posso riuscire ad intubare un neonato di 350 grammi, però so che se mi trovo a 21 settimane, sì, in Giappone un pochino le descrivono qualche sopravvivenza, non è etico fare un qualcosa tecnicamente utile, ma assolutamente futile come sopravvivenza. Oppure me la sento di sospendere, ho intubato un neonato, ho iniziato la ventilazione, poi vedo che ha un'emorragia cerebrale devastante, me la sento di sospendere la ventilazione? È un atto attivo, un qualcosa di proattivo, oppure lo posso fare? Bene, se andiamo a vedere negli studi di tanti anni fa, ormai siamo quasi a 50 anni fa,
primi studi pubblicati sul New England Journal of Medicine facevano vedere che su 300 neonati deceduti in una terapia intensiva neonatale tra il 1970 e il 72, il 14% dei casi il decesso avvenne per un'interruzione delle cure. Si trattava di neonati, ovviamente, che presentavano degli aspetti con gravissime malformazioni e senza alcuna aspettativa di vita. E questa era una decisione presa in modo comune dal medico, dall'infermiere, dall'assistente sociale, dal cappellano e da altri caregivers. Gli stessi autori, a distanza di 15 anni, hanno fatto una revisione di quello che accadeva negli anni 1981-1982, in cui sostanzialmente nel 40% dei casi le manovre intensive non erano state per nulla iniziate, il 43% dei casi, in un altro 38% erano state intraprese ma poi sospese. E solo in 18% dei casi di morte, la morte era sopravvenuta nonostante ogni tentativo di trattamento eroico. Quindi questo ci dice che è molto raro che noi possiamo fare di tutto e ostacolare sicuramente quello che è un qualcosa di inevitabile. Quindi attenzione a quella che è la proporzionalità delle cure. Ma quando andiamo a vedere gli outcome, bene, molto dipende dall'approccio che noi diamo. E confrontiamo questi due ambienti, Stati Uniti, New Jersey e Olanda, anni tra l'83 e l'87. In Olanda l'indicazione sostanzialmente era quella di non assistere neonati con grave depressione respiratoria al di sotto delle 25 settimane. Bene, se noi andiamo a vedere gli outcome in questi due ambienti, è chiaro che nel New Jersey li assistevano. Quindi a 23-24 settimane li assistevano, in Olanda no, ed è ovvio che gli outcome sono proporzionalmente opposti. Ma non è tanto che in Olanda erano meno bravi del New Jersey o in New Jersey erano più bravi dell'Olanda, è solo una questione di approccio. Se io non inizio è chiaro che lascio morire, se io sono propenso a sospendere delle cure è chiaro che posso lasciare morire, ma non prendete questa mia definizione come una posizione di critica, è estremamente profondo come concetto e quindi sappiamo bene che le diverse realtà, anche nello stesso ambito europeo, questo è uno studio condotto dall'amica Marina Cuttini insieme ad altri, tra cui Umberto de Vonderweide, sempre del nostro italiano friulano, anzi Umberto, che confrontava un po' l'attitudine di neonatologi e di infermieri delle TIN di 11 paesi europei. E sostanzialmente, qui vi ho un po' indicato l'Italia, la percentuale di medici che in alcune circostanze consideravano accettabile queste definizioni. Quindi trattenersi dalle cure intensive, il 57%, se andiamo in Olanda il 95% era propenso, da noi il 57%. Somministrare sedativi e analgesici per sopprimere il dolore, anche a rischio di determinarne la morte, anche qui noi siamo sul 64%, in Olanda il 98%, e guardate il sospendere la ventilazione meccanica. Solo il 29% dei medici da noi è considerato un qualcosa di assolutamente estremo, quello di sospendere una ventilazione meccanica sapendo che la sospensione ne termina la morte del bambino. Nel 99% dei casi in Olanda questo avveniva. Se poi guardiamo la situazione della Francia, il 59% diceva che lo avrebbe fatto, questo il 41% no. Bene, in un questionario anonimo tutti i medici in Francia sostenevano che erano anche favorevoli a un evento del genere. E qui possiamo vedere sostanzialmente graficata quello che noi abbiamo espresso precedentemente. Questo è un altro aspetto importante.
Come coinvolgere i genitori nel prendere una decisione o come comunicare ai genitori una decisione di sostanzialmente di fine vita, di accompagno, di sospensione delle cure o di orientamento verso le cure terminali. Ebbene, questo purtroppo, scusatemi, la diapositiva non è chiarissima, però se noi guardiamo la colonna blu dice che era favorevole tra i medici un coinvolgimento esplicito. La colonna gialla, un coinvolgimento esclusivamente indiretto, la colonnina verde, che non vi dovesse essere per nulla il coinvolgimento. Quindi direi che, tranne in Francia, in cui cercano di essere un po' meno espliciti, Olanda, Inghilterra, Germania sono quelli che vogliono un coinvolgimento più esplicito. E questo è un altro aspetto importante, va bene coinvolgere i genitori? Scusa Andrea, Ovviamente. Sì. il coinvolgimento è richiesto da parte delle famiglie? Cioè quando dici vogliono un coinvolgimento più attivo, i medici Mi vorrebbero... riferivo in questo, illustrando questo dato, mi riferivo Ai ai medici. medici, ok. Era il quesito dei medici. Ok. E poi vedremo come le famiglie cosa chiedono, no? Perché Ok. pure questo è molto importante. Ma poi noi quando abbiamo il colloquio con le famiglie, si condivide lo scenario e si prospetta un qualcosa, oppure ascoltiamo quello che i genitori ci propongono, ci manifestano, possiamo non essere d'accordo con i genitori. Sia in un senso che nell'altro, così come al nostro interno del gruppo possono esserci delle diverse vedute. Allora diventa molto difficile, no? Quindi se è diverso se il genitore chiede di fare e noi magari pensiamo che sia troppo, o è il contrario, che noi vogliamo fare e il genitore ci chiede di non fare, no? Quindi questo è un aspetto estremamente importante e vi dico subito che abitualmente se noi vogliamo fare, il genitore ci chiede di non fare, tendiamo a dire siamo più bravi noi. Quando il genitore ci chiede di fare ad ogni costo e noi siamo un po' dubbiosi, in quel caso ci attacchiamo a quello che dice il genitore, lo vuole il genitore, perché per noi è molto più difficile non fare, ma molto più difficile piuttosto che fare. Può sembrare strano, può sembrare assurdo, ma soprattutto in ambito intensivo questo è. E come dicevo, l'importante è anche avere un concetto di gruppo. E il gruppo è fatto da tutti gli operatori, medici, infermieri, psicologi, tutti gli attori che sono intorno al bambino e che devono confrontarsi con la realtà del bambino e e le famiglie. E in questa bellissima revisione su Pediatri, British Medical Council Pediatric del 2018, si confrontano gli aspetti su alcuni problemi importanti, non entro nel dettaglio, se no durerebbe troppo, tra la differenza tra medici e infermiere, se vediamo dove sta la differenza, no? Per esempio, definire la difficoltà nell'interpretare precisamente le attitudini e l'orientamento dei genitori, gli infermieri manifestano più difficoltà, così come un tempo insufficiente per prendere una decisione. E gli infermieri hanno meno tempo, è vero, corrono come matti, noi abbiamo più tempo per riflettere. La pressione legale anche ce l'ha molto l'infermiere, c'ha molto più paura. Perché? Perché è l'operatore diretto che sta a contatto col bambino. E anche era segnalata in questa realtà una mancanza di una consistente politica dell'unità operativa che ti guidi. Cioè manca, viene segnalato che rischia di mancare molto più per gli infermieri che per i medici. Manca un concetto di gruppo, non sono io a decidere, è il gruppo che decide. E io sono comunque sostenuto dal concetto di lavorare in un gruppo. Bene, perché c'è per gli infermieri una maggiore sensazione di perdita di una politica unitaria? Perché non hanno tempo.
Questo lo vediamo, poi magari Francesca può fare un commento, ma noi vediamo come gli infermieri non hanno il tempo di poter partecipare a degli incontri, a delle condivisioni che poi diventa fondamentale condividere. E lo stesso gli approcci, come vengono considerati gli approcci accettabili nel limitare le cure intensive. E anche qui abbiamo molta differenza tra personale medico ed infermieristico, proprio perché l'approccio sta nel fatto di vedere non il best interest del neonato, o se vogliamo in secondo step della famiglia, ma il best interest che prima noi andiamo a vedere, a identificare, è il nostro, non in termini, permettetemi, la pesantezza del termine, non in termine menefreghista, ma proprio in termine di solidità nostra interiore, no? Quindi è molto molto complesso questo aspetto, no? Per cui, per esempio, per l'81% degli infermieri contro il 35% dei medici, i genitori non possono comprendere pienamente le possibili opzioni e le conseguenze. Quindi non devono essere direttamente coinvolti. E, insomma, non è così, così facile. E poi qui abbiamo gli scenari, come dicevo prima, no? Se i genitori, pannello A, questo più in alto, se, la domanda è: se i genitori richiedono una limitazione delle cure intensive, mentre il team neonatologico pensa che il trattamento possa essere continuato, chi dovrebbe avere poi l'ultima parola, sostanzialmente? Questo erano le colonnine nere sono i medici, le colonnine grigie sono gli infermieri, e quindi se il paziente, i genitori del paziente, richiedono di sospendere delle cure, mentre noi pensiamo di poterle mantenere, vedete che sostanzialmente i medici dicono che poche volte devono essere i genitori, no? Mentre sono molto più gli infermieri che lo dicono, oppure il comitato etico, addirittura il tribunale. La situazione opposta si ribalta, cioè se invece i genitori chiedono di continuare le cure intensive, mentre il team neonatologico chiede di sospenderlo, chi dovrebbe avere l'ultima parola? Vedete che medici e infermieri vedono in modo opposto. È interessante questo aspetto, è molto peculiare. E un altro aspetto importante, ecco dal titolo che mi era venuto in mente di dare, era quello del concetto che noi possiamo prendere delle decisioni sulla base di cosa immaginiamo che possa essere il futuro del bambino che abbiamo davanti, e possiamo immaginare determinate traiettorie. In questo bellissimo articolo del 2012, quindi comincia a essere vecchietto, però è assolutamente interessante, vengono confrontate le traiettorie di due neonati. Un maschietto di 23 settimane che alla nascita aveva 450 grammi, la madre non aveva fatto la profilassi steroidea, che vi ricordo essere una terapia molto molto importante per aumentare le aspettative di vita con la maturazione polmonare, e aveva 5 minuti un indice di Apgar di 4, quindi dopo 5 minuti comunque aveva una grave sofferenza perinatale. Confrontata con una femmina, che sappiamo essere più forti sin dalla nascita, non solo dalla nascita, di 25 settimane, un peso di 750 grammi, la mamma aveva fatto gli steroidi prenatali e a 5 minuti aveva un indice di Apgar di 7. Facendo la fotografia in sala parto di questi due quadri, la probabilità di avere come conseguenza la morte o un grave danno del neurosviluppo, per il maschietto era il 96% di probabilità, per la femminuccia il 45%. Quindi, se noi ci fossimo basati su questa previsione, probabilmente l'assistenza al maschietto sarebbe stata molto più verso un accompagnamento rispetto a avere una femminuccia che nel 55% di probabilità aveva di stare bene senza esiti.
Vediamo cosa accade a questi signorini dopo 7 giorni. Il maschietto dopo 7 giorni in realtà ha il 35% di ossigeno, è stato 4 giorni in CPAP e si è fatto una emorragia di primo grado intraventricolare, quindi se vogliamo il grado meno pesante della possibile emorragia cerebrale. Invece la femminuccia, contro un pochino le attese, a 7 giorni aveva ancora un 60% di ossigeno, era stata 2 giorni in CPAP e si era fatta un'emorragia di terzo grado, cioè un'emorragia intraventricolare con dilatazione dei ventricoli cerebrali. Ebbene, adesso la probabilità di avere come esito morte o danno neurologico all'età di 18-22 mesi, vedete come si avvicinano, perché quella del maschietto è scesa al 73%, quella della femminuccia è salita al 62%. E già è passata solo una settimana. Bene, le cure neonatali fortunatamente spesso funzionano e, andando rapidamente, dopo 4 settimane, vediamo che le situazioni migliorano per sostanzialmente tutti e due, per cui la probabilità di avere morte o danno a 18-22 mesi scende a 42% per il maschietto, al 29% per la femminuccia, ma poi a 36 settimane, quindi molto vicini a quella che poteva essere il termine di gravidanza, la data presunta del parto, che cosa vediamo? Che il maschietto ha proseguito nella sua traiettoria di miglioramento, non avendo bisogno di assistenza ventilatoria, ormai non ha sviluppato una malattia polmonare cronica, non ha una ventricolomegalia, nemmeno una leucomalacia periventricolare. Dall'altra parte la femminuccia cosa ha fatto? Dopo questo periodo di miglioramento ha avuto invece una displasia broncopolmonare, ha una ventricolomegalia all'ecografia cerebrale e soprattutto aveva sviluppato a 35 giorni di vita un'enterocolite necrotizzante di stadio 3, cioè con necessità di intervento chirurgico. E vedete come è completamente ribaltata lo scenario rispetto a quella che poteva essere la fotografia della nascita. Quindi ricordiamoci sempre che verità assolute non è che ci siano necessariamente, la predizione di morte o di danno neuroevolutivo, che poi sono gli outcome principali che prendiamo in considerazione non soltanto per la prematurità, ma anche per altre condizioni di malformazioni congenite o di sofferenza perinatale, è estremamente difficile da prendere ed è estremamente difficile anche comunicare con i genitori alcuni aspetti che sicuramente non devono essere questi. Su questi vi faccio solo molto rapidamente vedere che esistono articoli anche in cui si parla di predizione e costo della futilità delle cure in terapia intensiva neonatale, in cui si fanno proprio i conti di quanto costa l'assistenza o addirittura una matematica della moralità per la rianimazione neonatale. Sono degli articoli anche su riviste molto importanti come Clinics in Perinatology che ci fanno riflettere come in realtà, chiaro che possiamo materializzare qualsiasi concetto, ma permettetemi di vedere come la moralità come qualcosa assolutamente di non materializzabile né in termini matematici né in termini economici, ma tuttavia la sostenibilità, la proporzionalità di quello che facciamo non deve essere sostenibile in termini economico, ma deve essere sostenibile per il paziente. Ripeto, per me può essere estremamente facile intubare un neonato con un gravissimo danno cerebrale, ma so che gli farei un danno enorme. Noi in questi giorni stiamo avendo un bambino con una meningoencefalite devastante plurimicrobica e abbiamo condiviso con non intubato, aiutato con una ventilazione non invasiva, abbiamo condiviso con i genitori che il bambino possa stare in braccio ai genitori, assistito perché non senta dolore, assistito per la sua nutrizione, per il controllo delle crisi convulsive, ma assolutamente se la strada, come purtroppo sembrerebbe abbastanza imminente, dovesse portarlo verso una degradazione anche dei parametri vitali,
noi non possiamo far altro che accompagnarlo tra le braccia della mamma. E quindi questi sono aspetti importanti che quindi le decisioni di fine vita, a seconda del paese dove ci troviamo, stanno un po' cambiando. Cioè, la decisione di fine vita non deve essere assolutamente paragonata all'eutanasia, all'uso attivo di farmaci per provocare o accelerare un decesso, ma dobbiamo avere il concetto di proporzionalità delle cure. Per cui, secondo anche il Ministero della Salute, il Consiglio Superiore di Sanità, il Comitato di Bioetica, esistono delle raccomandazioni, in particolare per le cure perinatali nell'età gestazionale estremamente basse. Alcuni di voi si ricorderanno molto bene la Carta di Firenze e poi appunto come si era espresso il Comitato di Bioetica, però qui si dice che il trattamento medico e rianimatorio non può essere confinato in rigidi schematismi, ma esige una valutazione accurata ed individualizzata delle condizioni cliniche alla nascita. Il rispetto della persona umana implica il dovere di informare i genitori in maniera completa, accurata e comprensibile sugli atti diagnostico-terapeutici, le loro prevedibili conseguenze sulla sopravvivenza e sulla salute del feto e del neonato e le possibili alternative. Sempre. Noi non possiamo dire al genitore: noi abbiamo deciso questo e non esiste alternativa. È rarissima questa condizione ed è sbagliato come approccio. Quindi noi dobbiamo sapere che esiste un atteggiamento neonatologico, che al neonato debbono essere assicurate le appropriate manovre rianimatorie al fine di evidenziare eventuali capacità vitali, tali da far prevedere possibilità di sopravvivenza anche a seguito di assistenza intensiva. E poi, qualora l'evoluzione clinica dimostrasse che l'intervento è inefficace, si dovrà evitare che le cure intensive si trasformino in accanimento terapeutico. Quindi al neonato saranno comunque offerte, sempre, idratazione ed alimentazione compatibili con il suo quadro clinico e le altre cure compassionevoli, trattandolo con rispetto, amore e delicatezza. Il testo è molto lungo, articolato, ma quelli erano i concetti fondamentali e possiamo fare qualche esempio, però prima di affrontare la storia del piccolo F come iniziale, vi chiedo se ci sono già delle domande o Magda, credi che cioè, facciamo tutta una discussione finale, veramente. Io penso di sì, Andrea, perché sono tante le riflessioni e forse se tu finisci poi Va intanto bene, va benissimo. nella nostra mente vanno avanti. Va bene. Allora, qui ci troviamo di fronte alla storia di questo piccolo prematuro nato a 24 settimane, con una diagnosi prenatale di encefalocele, 24 settimane, danno cerebrale, malformazione cerebrale, 560 grammi, riscontrato alla 23ª settimana. Bene, in molti paesi non sarebbe stato assistito per nulla, però F, chiamiamolo Filippo, non era Filippo, veniva assistito al Policlinico Umberto I, estremamente bravi, in ventilazione meccanica, e di fronte a questo ci troviamo il che fare, che speranza può avere Filippo, quanto è determinante l'encefalocele in tutto il resto del suo contesto, quale potrebbe essere il comportamento più giusto, l'approccio più giusto dal punto di vista clinico, se facciamo qualcosa è accanimento, e come comportarsi con i familiari, no? Quindi queste sono domande e poi noi abbiamo visto che sostanzialmente il bambino è stato seguito, si è visto un incremento volumetrico dell'encefalocele fronto-etmoidale, quindi aveva una massa che protrudeva dalla scatola cranica anteriormente, era stata eseguita una TAC insieme al neurochirurgo e al chirurgo plastico. È stata posta indicazione alla possibilità di fare un intervento chirurgico che, vista la fibra, la forza di Filippo, è stato eseguito a un mese di vita, ma quando lui ancora era a 28 settimane più 2 giorni, cioè gli mancavano 3 mesi per la data presunta del parto, e poi
Filippo ha sviluppato anche un idrocefalo iperteso, per cui veniva anche sottoposto a una derivazione ventricolo-peritoneale che è stata rimossa poco prima della dimissione. Ora, se invece di essere a distanza fossimo in un'aula, io farei alzare le mani per chiedere chi vedeva in questo un accanimento, chi vedeva in questo una cura proporzionale. Io so la fine della storia, quindi era facile vedere. Fatto sta che Filippo, dopo un iniziale fabbisogno di ossigeno, un'iniziale necessità di trattamento, è andato progressivamente evolvendo con alterazioni dell'ecografia cerebrale, con alterazioni estremamente importanti, anche confermate alla risonanza magnetica, e tuttavia è andato a casa e devo dire che neuroevolutivamente poi questo bambino ha acquisito delle funzioni veramente inattese, inaspettate per quello che poteva essere. Sicuramente è portatore di alcuni handicap, ma sicuramente la famiglia è estremamente felice di quello che hanno perché Filippo è in grado di dare tutto quello che possiamo desiderare da un figlio. Questo, anche se mi citano, mi dà fastidio, però è un qualcosa che ci viene scritto dal papà di Lucrezia, Giacomo, il papà di Lucrezia, una bambina nata prematura con una grave cardiopatia congenita, che ci dice sostanzialmente che, al colloquio che io avevo avuto al primo giorno, Lucrezia ha una sola strada da percorrere, perché non è che avessimo tante strade da scegliere, se la percorrerà comunque sarà lunga e tortuosa e noi faremo di tutto per aiutarla, perché siamo tutti dalla parte di Lucrezia. E questo era maggio, il 15 settembre Lucrezia era andata a casa senza alcun esito a distanza. E quindi devo dire che questi sono scenari difficili, complessi, accanto a questo ci sono tanti bambini che anche non ce l'hanno fatta. Tanti bambini cui noi ci siamo fermati perché ci siamo resi conto, come talvolta ci rendiamo conto precocemente, della non proporzionalità di quello che possiamo proporre. Alle volte lo dobbiamo dire, ce ne rendiamo conto a posteriori, ma cerchiamo sempre di fare un qualcosa in termine propositivo e proporzionale. L'ultimo scenario molto molto importante è quello di un'eventuale asfissia perinatale e che può oppure un arresto cardiaco, no? L'arresto cardiaco può accadere in fase appunto perinatale nel neonato, può accadere anche in età più avanzate. Se noi pensiamo al neonato, le cause, entriamo un pochino nel tecnico, ma possono essere le più svariate, possono accadere già in utero o al momento dell'espletamento del parto o per via vaginale o per taglio cesareo. Sostanzialmente il neonato è esposto a un'ipossia, un'asfissia che può compensare senza portare a un danno cerebrale, o se l'insulto ipossico è prolungato, abbiamo quella che è chiamata encefalopatia ipossico-ischemica. Quindi alcuni dati per avere un approccio più epidemiologico. Esistono delle raccomandazioni della Società Italiana di Neonatologia che danno l'indicazione per un trattamento ipotermico nei primi 3 giorni di vita per ridurre i rischi come effetto neuroprotettivo, se vogliamo, riducendo i rischi di una riperfusione cerebrale grave. E sostanzialmente anche nel bambino si pensava, fino al 2010 le linee guida parlavano, in caso di arresto cardiaco nel bambino si deve fare l'ipotermia. Poi si è rivisto e si è visto che in realtà l'ipotermia nel bambino, non nel neonato, poteva essere sostituita nella normotermia compensata. E questo deriva da studi più statistici, più epidemiologici, che danno delle forze, delle raccomandazioni che può essere più o meno forte, che cambiano l'orientamento, cioè fino ad un anno vi era indicazione, linee guida di fare un determinato trattamento, alla luce di alcuni dati questi cambiamenti tornano. E quando noi leggiamo un articolo, non è sempre facile, e
abbiamo in questo articolo che vi prego di andare a recuperare su Critical Care del 2015, fa un esempio di una difficoltà di una comunicazione tra il medico e la famiglia di fronte a un evento drammatico come un arresto cardiaco di un bambino. E questo è rapidamente il medico che incontra la famiglia, che dice: sono molto dispiaciuto, ma il bambino ha avuto un grave danno cerebrale come conseguenza dell'arresto cardiaco. I genitori disperati chiedono: ma c'è qualcosa che possiamo fare? E il medico dice: purtroppo no, perché ci sono alcuni interventi che erano stati in passato suggeriti, ma non si sono poi mostrati realmente efficaci. Che interventi? Beh, raffreddare il corpo per un paio di giorni, per esempio, è stato trovato nei neonati con un'asfissia perinatale e negli adulti nell'arresto cardiaco. E genitori, ma se l'intervento funziona nei neonati, nell'adulto, perché non dovrebbe funzionare nei bambini? E qui noi interveniamo rifugiandoci nei numeri. Questo medico dice: beh, in un recente studio che ha incluso 300 bambini, il 20% dei quali non entro troppo nel dettaglio, e poi dice: sfortunatamente, quando i ricercatori hanno applicato i test statistici, si è visto che in realtà più del 10%, vi era più del 10% della possibilità che le differenze fossero dovute al caso piuttosto che alla reale efficacia del trattamento. Tutte cose su cui noi ci basiamo per decidere, no? Però poi ai genitori dice: ma questi risultati sono incoraggianti in realtà, perché c'era un effetto, poi statisticamente non significativo. E dice: ma forse sono pericolosi, forse sono costosi? No, non costano assolutamente. Sono pericolosi? No, nemmeno poi tanto. Sostanzialmente questo è un colloquio che poi alla fine il medico dice: onestamente non lo so. Uso i numeri. Per cui so che devo trattare 20, 15, 100 bambini per salvarne uno, ma questo è un approccio per farvi un esempio di come i problemi etici devono essere affrontati con la famiglia, non con l'approccio epidemiologico e statistico. È un qualcosa di estremamente freddo. In questa revisione, mi avvio verso il termine della mia presentazione, questa revisione su New England Journal of Medicine esplicita molto bene come noi ci dobbiamo preparare, noi stessi preparare al colloquio con i genitori, quindi sapere che è una conversazione importante, dobbiamo essere aperti, presenti ai genitori, pronti ad ascoltare. Quello che mi hanno insegnato i miei maestri è quello: prima dobbiamo ascoltare e poi possiamo parlare. E quindi prima ancora del colloquio con i genitori dobbiamo immaginare se noi abbiamo dei nostri bias nel campo specifico e quindi vedere noi come viviamo eventuali tragedie di una malformazione congenita, se abbiamo preclusioni o degli approcci verso gli stereotipi religiosi, culturali o su quella famiglia e vedere. Metterci da una parte, no? E vedere un pochettino quali possono essere gli obiettivi della conversazione. Innanzitutto noi dobbiamo sapere ascoltare, dobbiamo eliminare tutti i nostri bias e parlare di Giuseppe, Maria, Carlo, Mohamed, non dei numeri e di quello che ci dicono i libri. E la seconda fase è quella logistica. Fondamentale, importantissima. Noi dobbiamo avere uno spazio sicuro, calmo, tranquillo, nessuno ci deve interrompere, da noi cosa impossibile. Dobbiamo fare in modo che partecipi anche la caposala o l'infermiere di riferimento per quel bambino, non avere un affollamento eccessivo di colleghi, perché sennò il genitore si sente veramente a un esame in tribunale e poi incoraggiare i genitori eventualmente a portare persone che gli possano essere di supporto emotivo ma anche culturale e poi sedersi. Quando ci sediamo,
noi ci dobbiamo presentare, dire chi siamo e parlare sempre con il nome proprio del bambino. Guai a parlare, guai a sbagliare sesso, dire suo figlio invece è una figlia, o sbagliare nome. Mi è capitato, perché guai a pensare di essere infallibili, ma assolutamente un grave errore. E poi dobbiamo cominciare a ragionare in questo modo. Quindi noi dobbiamo sapere quali sono le emozioni del genitore, chiedergliele, stimolare che loro si aprano. Se lo fanno automaticamente ancora meglio, ma chiedere come stanno, come vedono realmente la situazione di avere un figlio in terapia intensiva e neonatale. E poi spiegare tutte quelle che sono le nostre speranze, le nostre paure, i nostri obiettivi e i nostri valori, ricordandoci sostanzialmente che ad essere pessimista ci pensa il genitore. Noi dobbiamo sempre andare a vedere una qualche speranza di dare il massimo per il loro bambino, di non farli sentire soli. E quindi tutto questo ci porta poi a poter sostanzialmente arrivare a quell'approccio fondamentale che è condividere la decisione. Attenzione, la decisione non possiamo scaricarla sul genitore. La decisione deve essere nostra, ma la decisione deve essere nostra. Noi dobbiamo decidere cosa proporre al genitore e poi il genitore ovviamente può dare o può non dare il consenso a quello che noi condividiamo, ma dobbiamo sempre proporre delle alternative. Quindi questo è un qualcosa estremamente importante che è l'ultima modalità di approccio, quella di cercare di avere una decisione condivisa con i genitori, e queste sono le domande che dobbiamo pensare di fare, dobbiamo essere in grado di ascoltare, mentre l'approccio centrato sul informare il paziente e chiedergli il consenso per una decisione che noi abbiamo preso, che cosa dice sostanzialmente? Parla per ogni età gestazionale gli outcome, quindi epidemiologia a breve termine, per che percentuale di bambini sopravvive, che percentuale di bambini nelle NICU, nella terapia intensiva neonatale, ha problemi respiratori e così via. Ma la percentuale non ci dice niente, perché non ci dice se Giuseppe, Maria, Mohamed, in quale percentuale ricadono. E quindi sostanzialmente noi dobbiamo tenere a mente che noi dobbiamo essere un gruppo, dobbiamo parlare ai genitori dicendo sempre noi e mai io ho fatto o io faccio o io farò, ma noi parliamo con i genitori facendo presente il nome del bambino. Ripeto, è importante far capire ai genitori che loro sono sostenuti, che la decisione di cosa proporre è nostra e che noi rispettiamo qualsiasi scelta. Qui non abbiamo tempo, in questa revisione venivano presentati due casi. Questo è un caso di un bambino, un neonato pretermine che poi ha un grave danno cerebrale in cui il medico stava andando a proporre la sospensione delle cure e poi di fronte a una motivazione estrema dei genitori sostanzialmente nemmeno gliela propone e ci si orienta verso il pensare di fare il massimo per il piccolo Gabriel. Nel secondo caso invece una diagnosi prenatale di onfalocele con rottura delle membrane a 25 settimane, i genitori si mostrano estremamente pronti ad affrontare qualsiasi difficoltà, fate di tutto, però il neonato in sala parto nasce estremamente bradicardico, non riesce a rispondere alle cure, piuttosto che intubarlo, ventilarlo in maniera estrema, si decide di avvolgerlo e di contenerlo e di darlo in braccio alla mamma in modo di dargli il massimo del comfort al momento di quella che era sia la nascita che il tramonto. Quindi non mi resta che chiudere con delle riflessioni che il mio maestro, professor Orzalesi, ci ha lasciato, come possiamo ottemperare al meglio a questa responsabilità considerando il paziente e i suoi genitori, il medico, gli infermieri, i psicologi e la società con i suoi valori morali e i nostri obblighi.
lui lasciava ai giovani colleghi. All'epoca io ero giovane, adesso ho raggiunto la sua età di quando era il mio primario, e ci troviamo veramente come tra Scilla e Cariddi, in cui noi vorremmo sostituirci a Dio nel controllo della vita e della morte, ma poi dopo. L'altro rischio invece è di abdicare a una delle più importanti qualità della nostra professione, che deve essere la compassione e la pietà. E quindi vi lascio anche con queste parole di Papa Francesco, che ci ha dato quando è venuto a trovare noi nel nostro reparto, e dice: non pensate di lavorare invano, voi seminate e non sapete quando, ma vi sarà il raccolto del vostro lavoro. Grazie. Quindi qui posso interrompere forse la presentazione? Sì. Ok, Eccoci. non so se Francesca, la collega, voleva aggiungere qualcosa. Prima l'hai citata, la dottoressa Monaco. Eccomi. Sì, se voleva aggiungere qualcosa prima che apriamo le riflessioni. Io mi collego a quello che diceva prima il dottor Dotta. Effettivamente. Diciamo che quello che stava sottolineando è come gli infermieri a volte siano un po' la cartina tornasole della sofferenza dei nostri bambini, forse perché all'interno della nostra terapia intensiva noi abbiamo una serie di bimbi con i quali loro sono a contatto con turni di 12 ore. Noi come medici, dovendo invece dividere il nostro tempo su 10-12 bambini, non siamo fissi all'interno proprio della stanza, del lettino. Loro sono quelli che un po' ci fanno da filtro, raccolgono sia i parametri clinici oggettivi, ma anche la sofferenza che può trasmettere il bambino e la sua famiglia. E quindi inevitabilmente sono quelli che ci vengono a porre non solo il problema clinico della desaturazione del parametro, ma anche del dove stiamo andando. A volte se lo chiedono anche con un pochino di anticipo rispetto a noi. L'altro dato è che, per esempio, prima parlando del bimbo F, a me è capitato di incontrarlo, è venuto proprio fuori la nostra porta dell'ambulatorio dove facciamo il day hospital del follow-up a San Paolo. E io ho stentato a riconoscere il piccolino al quale effettivamente, prognosticamente, potevamo dare pochissime chance di avere una vita qualitativamente, diciamo, positiva o comunque semplice. In realtà sicuramente aveva una vita difficile, ma ha fatto con l'aiuto della famiglia, della riabilitazione, dei progressi inaspettati, perché era un bimbo con un gravissimo ritardo, ma che comunque, anche se male, camminava da solo, senza tutorini, e non ce lo saremmo mai aspettato, pensando a un pretermine con encefalocele che ha passato tutto il percorso difficoltoso che ha avuto. Diceva qualche parolina a 2 anni, che è sicuramente è un ritardo grave, ma nessuno si sarebbe aspettato mai che lui si alzasse da un letto. Quindi sicuramente è proprio difficile dirsi cosa è giusto e cosa è proporzionato. È importante chiederselo sempre, e quello che io ritengo molto utile nel nostro gruppo, ci poniamo sempre dei time point, ci interroghiamo sulla proporzionalità e poi ci riconfrontiamo periodicamente. E essere un gruppo unito su un determinato tipo di scelta, nel momento in cui ti trovi da solo davanti al bambino, ti rende più sicuro e meno solo, anche se lo sei fisicamente in quel momento. Bene. Io ho due o tre cose forti perché nei tuoi discorsi mi sono venute alla mente tante storie. Perché naturalmente noi come psicoterapeuti vediamo che cosa i genitori che hanno vissuto queste storie, vediamo genitori di bambini che non ce l'hanno fatta e ci troviamo in linea di massima due grandi scenari: quelli che hanno sentito i medici come degli elementi
come nemici, come elementi persecutori, e quelli che invece hanno sentito i medici come che vivono come il papà che ha scritto, al di là dell'evoluzione, che hanno vissuto invece il medico come il grande vicino, hanno vissuto la sua umanità, e questo naturalmente ci fa confrontare con due scenari totalmente diversi, perché quelli che hanno vissuto il medico come nemico e che vanno in al confronto con un'altra gravidanza, è inevitabile che proiettino tutto il vissuto negativo. E io penso, e così aggiungo una riflessione, che nella vostra coraggiosa scelta ci sia non solo quel bambino, ma il futuro di possibili altri bambini in quella famiglia, no? Cioè il futuro di una famiglia. E così la stessa cosa mi sono venuti in mente i casi di quei bambini che ce l'hanno fatta e che vivono però fortissime situazioni di handicap. Anche qui fa una differenza enorme aver sentito, ma dal momento della restituzione della diagnosi in poi, perché quello che a tutt'oggi io noto viene poco attenzionato dopo, e quanto queste condizioni siano profondamente traumatiche nella vita del genitore e quanto incidano poi. E la cosa che apprezzo moltissimo, su cui credo si debba fare proprio una riflessione collettiva etica, è quando tu dicevi condividere, ma c'è una assunzione di responsabilità del medico che prende una decisione, perché questo fa, a mio avviso, una grande svolta, perché libera in parte il genitore dall'orrore di dover decidere di non curare un figlio, che è una cosa impensabile per un genitore. Quindi il fatto che un medico parli di Filippo e umanamente comunichi la sua decisione, io ritengo che sia un aiuto straordinario per il genitore per rendere meno traumatica l'esperienza, no? Quindi è come dire, e l'altro aspetto che noi viviamo per altri versi è quanto la cura rischi di assumere su di sé solo l'onnipotenza, no? E non quindi invece quella parte che è una parte di assunzione del male, no? Cioè, noi ci troviamo al cospetto di un bambino che è stato profondamente penalizzato dalla natura, no? Cioè, ci troviamo di fronte a un male che vive nel corpo di questo bambino, e quindi parlo da un punto di vista psichico. Quello che può succedere è proprio che si alimenti al massimo l'onnipotenza, e quindi porta a quell'eccesso di onnipotenza che poi non vede più né il bambino reale né la sua famiglia, no? Quindi io credo che tutto quello che poi voi fate, potete fare in termini di riflessione, di vicinanza, sia veramente un contributo straordinario alle vite di queste persone, ma penso veramente, perché mi vengono in mente tante storie di quei casi in cui il bambino non ce l'ha fatta, e poi i bambini che sono venuti dopo erano sani da un punto di vista organico, ma con tanto dolore non elaborato e con tanta sofferenza psichica che a volte, ma a volte così forte che viene da pensare, ma bastava così poco, che poi non è poco perché è tantissimo, però cambia proprio il senso della vita. Queste erano le prime due tre riflessioni a caldo, ma ci sarebbero tante altre cose da dire. Comunque, veramente complimenti per il lavoro che fate. A nome di tutti i terapeuti dell'infanzia, veramente vi esprimo una gratitudine profonda. No, grazie, Mario.
Non so se c'è qualcun altro, mentre qualcun altro magari raccoglie altre idee o stimoli, nel titolo c'era anche il concetto di straordinarietà delle cure, no? Ma quello è un altro concetto molto importante a cui ci richiama spesso il nostro grande bioetico Don Luigi Zucaro, con cui ci confrontiamo continuamente. Se noi rientriamo in una condizione anche difficile, ma di ordinarietà in cui l'evidenza scientifica è forte, in cui magari la difficoltà è più tecnica piuttosto che di scelta, allora l'orientamento è molto più facile da prendere. Laddove ci troviamo di fronte a una straordinarietà, per cui non esiste evidenza scientifica forte, allora di fronte alla straordinarietà, non dico che tutto è lecito, no? Ma dobbiamo collocare lo scenario nella straordinarietà. E nella straordinarietà possiamo anche trovare la scelta di poter non agire con qualcosa di invasivo se questo ha un rischio eccessivo, estremamente elevato di, permettetemi il termine, di costringere a vivere un bambino. Termine forte, no? Poi io lavoro al Bambin Gesù, così come Francesca. Bene, io ho trovato nella bioetica della Chiesa uno stato di avanzamento, di apertura che è assolutamente straordinaria, come capacità di affrontare le cose anche con questo tipo di apertura. Noi dobbiamo capire che di fronte alla straordinarietà della situazione, dobbiamo ragionare in modo straordinario, prendendo in considerazione anche situazioni che poi quando vengono esplicitate non dobbiamo avere nessun timore degli aspetti medico-legali. Cioè, se io ho un neonato senza alcuna aspettativa di vita che ha una depressione respiratoria grave, ma non mostra una sofferenza di quel momento e so che la mia intubazione lo costringe a vivere in sofferenza per poco o tanto tempo che sia, è assolutamente indicato non procedere a una manovra invasiva. Diverso è l'ordinarietà o diverso è il punto interrogativo grosso, ma quando io ho una certa evidenza devo avere la forza e non posso essere da solo, cioè quello che è estremamente importante. Chi lavora in questi ambienti deve essere parte di un gruppo, no? E allora il gruppo è orientato su quella scelta e deve rispettare anche chiunque dovesse discostarsi dalla scelta nel momento in cui in piena notte si trova ad affrontare l'evento critico, morte o rischio di morte, comunque va rispettato. Perché in quel momento è la coscienza del singolo che può dire ok, mi adatto a quello che ha scelto il gruppo se non sono d'accordo, oppure forte di quello che ha scelto il gruppo, seguo l'indicazione perché non sono solo. E sai, tu hai usato il termine compassione ed è molto importante perché c'è un po' di confusione tra l'empatia e la compassione, perché la compassione implica il farsi carico anche del dolore dell'altro, no? Che non è solo l'empatia, è entrare in risonanza col dolore dell'altro, ma la compassione è quel pezzetto in più che ci chiama responsabilmente al compito che dobbiamo svolgere ed è quel pezzetto che fa la differenza nei casi così drammatici. E posso intervenire? Volevo fare una Vai, vai. domanda. E innanzitutto volevo ringraziare Andrea Dotta e dire, unirmi al coro degli psicoterapeuti che sono orgogliosi di avere colleghi medici così avanzati dal punto di vista, diciamo, del rapporto con i pazienti. E mi aveva colpito un'affermazione che avevi fatto all'inizio,
E quando hai accennato proprio alla procreazione medicalmente assistita, e quindi non ho percepito se tu l'avessi messa in qualche modo in connessione con i neonati pretermine, se potevi approfondirci questo aspetto. Beh, quello della procreazione medicalmente assistita è una realtà che adesso come adesso coinvolge, a parte la parentesi Covid che sembrerebbe averla fatta un po' rientrare a numeri inferiori, però rientra, se vogliamo, in circa il 3% del, Teresa forse c'ha i numeri più precisi dei miei, ma parliamo di circa il 3% delle gravidanze, ma con un numero di neonati o con nascite pretermine o con alterazioni di malformazioni più o meno severe decisamente più alte, per cui nel nostro, se noi prendiamo la prevalenza nel nostro reparto di terapia intensiva in cui abbiamo 22 posti letto, ci siamo trovati in alcuni momenti che tipo 9-10 erano da procreazione medicalmente assistita. Questo non vuol dire ovviamente che il 40% delle procreazioni medicalmente assistite, per carità, lungi da me dire una cosa del genere, ma sicuramente quello è un ambito estremamente delicato in cui il coinvolgimento con i ginecologi e con i centri di procreazione medicalmente assistita richiederebbe una riflessione molto approfondita su quello che sono gli outcome. Si sa anche che questo è estremamente difficile, perché al di là di quello che è il registro che tiene l'Istituto Superiore di Sanità, non tutto viene esplicitato e non tutto viene dichiarato, anche per motivi di privacy. Tanti anni fa io ingenuamente dicevo, ma sarebbe bello fare un follow up dei bambini nati da procreazione medicalmente assistita. Poi mi hanno detto, guarda, a parte che una bella fetta non te lo dicono, poi immagina metti ambulatorio fuori dalla porta, no? Ambulatorio per procreazione medicalmente assistita, quindi giustamente era una fesseria enorme, però è vero che avremmo necessità di avere maggiore chiarezza, ma per restituirla poi alle famiglie, non per puro divertimento scientifico. A conferma di questa ti dico che poco prima del Covid, in una riunione dell'Associazione Europea, insomma, si vedeva chi in Italia nei centri di riabilitazione aveva nell'anamnesi la domanda, ed erano solo due, noi e un centro al nord. Cioè non viene proprio fatta nemmeno la domanda, l'anamnesi, no? Oltre al fatto che, e questo vabbè, poi apre tutto un altro discorso molto molto ampio su... Mi sembra che Elena avesse alzato la mano. Non ti vedo, Elena. Non ti sentiamo. Io ti vedo ma non ti sento. Vuoi provare a scrivere in chat? Se no, segnali di fumo. In gesto. Non funziona evidentemente il microfono, no, evidentemente no. Facciamo parlare Teresa. Eccomi, va bene, il primo commento che mi viene da fare è che per fortuna faccio il pediatra, non faccio il neonatologo, quindi sono diciamo un pochino più dall'altra parte della barricata, quindi non sono costretta a prendere decisioni così vitali, così importanti, però facendo il pediatra mi capita di vedere molto spesso gli esiti di prematurità. Io ho tipo 7 bambini in assistenza domiciliare programmata. Bambini con gravi esiti neurologici, allettati, tetraparesi, insomma tutti gli esiti che un pediatra e anche un terapeuta può ben immaginare. Quello che colpisce molto è che... diciamo, a livello di famiglie, sia pure all'inizio queste situazioni vengono metabolizzate in maniera molto, molto complicata, e per quanto non sia previsto, nonostante le mie ripetute richieste al territorio, di attivare un servizio di supporto per queste famiglie, supporto di tipo psicologico ovviamente e addirittura a livello domiciliare, perché è impensabile che una madre reclusa dentro casa pressoché 24 ore su 24
con un figlio in quelle condizioni possa avere il tempo, la voglia o la modalità di rivolgersi alla struttura territoriale, come mi è stato più volte ripetuto dalla ASL. Devi andare al consultorio o al TSMR, la madre non ci andrà mai, non potrà mai farlo. Quindi ho visto i danni di famiglie sfasciate, di padri che hanno mollato il figlio e la moglie e sono spariti nel nulla, abbandonati così. Però, per quanto io faccia molto poco come pediatra, perché come tu ben sai, Andrea, il mio supporto è veramente minimo. Spesso ho necessità di ricoverarli questi bambini. Tante altre volte mi sono assunta la responsabilità di tenerli a casa, ad esempio ho visto una situazione abbastanza complessa che ho gestito a casa, pregando perché non avevo altri mezzi potenti a disposizione. Quello che colpisce è che quando uno di questi bambini se ne va, per me è come perdere un figlio. L'ultima volta che mi è capitato, per fortuna qualche anno fa, questa era una bambina molto piccola, 3 anni, e ho ricoverato forzatamente perché la mamma non voleva mai portarla in reparto, tutta quanta una situazione molto complessa. Il papà mi ha scritto un messaggio poco dopo che la bambina se n'era andata dicendo grazie per esserci stata sempre vicino. Perché poi alla fine penso che quello che noi facciamo in ogni momento, io ho fatto ben poco per questa bambina dal punto di vista medico o pediatrico, però ho cercato di essere sempre vicino, vicino alla famiglia. Ti assicuro che in alcuni momenti è molto difficile perché sono famiglie complesse, di bambini complessi, però ecco, l'esserci e l'empatia, la compassione, come diceva Magda, credo che siano le cose più importanti alla fine. E lo confermo appieno perché al di là, diciamo, nella maggior parte dei casi noi incontriamo questi genitori che hanno avuto altri figli. Personalmente ho seguito molte, molte mamme che avevano fatto i conti con la morte del bambino in culla, perinatale, più. E questa cosa che dici, Teresa, e che prima Andrea ha sottolineato, fa veramente la differenza totale. Sono percorsi psichici che molto più positivi, quelli dove queste donne hanno sentito la compassione. Io mi ha evocato un'immagine quando Andrea diceva abbiamo fatto morire il bambino in braccio alla madre, proprio una madre che raccontava questo, ma che aveva vissuto così intensamente il contenimento dei medici, che veramente è stato un punto da cui abbiamo potuto cominciare a ricostruire tante cose. Quindi veramente risottolineo la differenza straordinaria che fa quel ringraziamento che ha potuto scrivere ad Andrea, a te e alla madre, no? Perché tiene in vita dentro una parte di vita. E negli altri casi noi ci troviamo, io mi sono trovata con percorsi lunghissimi perché qualcosa dentro è morto profondamente, sono traumi che vanno a toccare talmente le radici dell'esistenza che ti auguri che non facciano subito altri figli, no? Perché insomma, quindi confermo appieno che può essere non capito fino in fondo e essere preso soltanto come una componente umana di calore, ma è invece proprio una responsabilità etica e professionale che io trovo straordinariamente importante. Mi sembra che Elena, non so se hai potuto attaccare il microfono oppure non ci riesci. Francesca, avevi alzato la mano di nuovo o no? No, io volevo raccontare un po' quella che era la nostra esperienza che stiamo cercando di portare avanti sempre di più, quella di lasciare proprio una stanza dedicata a questi bimbi di cui ci aspettiamo, insomma, il fine vita in breve tempo, di lasciare proprio questo momento
i genitori tutti e due come coppia, anche adesso che il Covid non ci permette tutta questa libertà, di creare uno spazio per le famiglie. Questo ha permesso a questi genitori di effettuare proprio quello che è un passaggio difficilissimo ma contenuto, con il personale medico, infermieristico presente, e forse il feedback che ci è tornato indietro è stato sì un dolore estremo, però come attutito, come se ci fosse un cuscinetto che li mantenesse. Ecco, sì. Ecco. E i ringraziamenti sono stati sicuramente proprio quelli di non essersi sentiti abbandonati e soli in quel momento. E quello che possiamo fare per questi bimbi, purtroppo inguaribili, è proprio quello di dargli il massimo nel limite proprio del quello che è il meglio per loro, e a volte anche essere lasciati andare, però con un contesto che non li faccia soffrire, e anche sostenere soprattutto la famiglia, quello che poi ci insegnano ai corsi di cure palliative, lo Zadeci ci tiene molto, è il nostro ruolo non finisce con la morte del bambino, ma è anche l'accompagnamento del lutto della famiglia, cosa che stiamo anche questo portando avanti, e effettivamente poi abbiamo un riscontro positivo delle famiglie che non si sono sentite abbandonate e che spesso ci vengono a trovare anche dopo la morte del bambino a distanza di tempo, come se fossimo diventati tutti un po' una, con un legame, una sorta di famiglia tra virgolette. Sì, sì, è un legame profondo, è quello che dà la possibilità di continuare e di ritrasformare il dolore in qualcosa di costruttivo. Ed è proprio questo, cioè, questo è quello che fonda la possibilità, cioè considerare la morte come uno dei possibili esiti, della, a parte come esito finale della vita, è che è drammatico doverla considerare quando ancora non è iniziata, no? E mi rendo conto quanto per un medico sia terribile elaborare questo, no? Dovrebbe essere l'elargitore di cura, invece si trova a pensare che la morte sia la soluzione migliore, cioè ci vuole un atteggiamento profondamente etico, però è questo che dicevo, ci tengo a risottolinearlo, questa responsabilità aiuta il genitore a non essere solo a pensare di essere quello che orribilmente vuole la morte del figlio, no? Perché ci sono alcuni genitori più solidi che prendono questa decisione anche contro i medici, ne ho incontrati, e che continuano a viverla positivamente, ma ci sono alcuni che la prendono rabbiosamente, e se non è condivisa l'emozione con chi è detentore della cura, si creano delle fratture molto profonde dentro. Quindi è in questo senso che è proprio un valore di proprio un valore terapeutico, ecco, perché accompagnare alla morte nel modo sano, mettendo il bambino tra le braccia ed essendo lì, non facendo la fuga da quel sentimento, è proprio un atto profondamente terapeutico. Chiaramente la mia è una visione psichica. Ma anche i medici hanno... Però molto importante. Sì, è quello che poi fonda le professioni di aiuto in qualche modo, no? Ognuno di noi coniugandole con i propri strumenti, però è questo, è assumere la forza di dover accettare determinate traiettorie destinali, essere accanto, questo a volte è vero anche per la grave malattia psichica, no? E quindi la responsabilità che ci compete. Comunque quello che diceva Teresa, che lei avrebbe fatto poco per questa bambina o questi bambini, in realtà non è così, no? Perché certo, siamo comunque una squadra, poi a seconda del viaggio che fanno i bambini e le famiglie, ognuno in certi momenti diventa il case manager, ma che non vuol dire fare da soli, no? Assolutamente, anzi, esatto. Quello è importante, a prescindere dal discorso della straordinarietà o delle situazioni estremamente gravi. Bene, Andrea, davvero grazie profondamente, è stata veramente una cosa tanto importante.
Ci sono. No, grazie a voi, spero di aver rispettato le attese. Assolutamente sì, e ci ritroveremo a ridibattere su alcune di queste cose, perché penso che sia sempre più importante la sinergia su alcuni temi, su alcune riflessioni, quindi davvero grazie. Grazie anche a Francesca Monaco, grazie a tutti quelli che si... Grazie a voi, buonasera. Fantastici, 30 persone collegate di venerdì 9 luglio alle 10 e mezza, poveretti, di marzo. Lo rifaremo non a luglio, perché è troppo importante questo discorso e dobbiamo riprenderlo. Va bene, grazie. Grazie, e grazie mille. Ciao a tutti. Grazie. Ok. Ciao Licia.